Siamo adesso al calcio e parliamo di calciomercato, in particolare in casa del Pescara. Dovrebbe essere la giornata decisiva per il 22enne terzino belga Mats Lemens, di proprietà del Lecce. Operazione a titolo definitivo, l'accordo è totale col club salentino e si assicura la prelazione per il riacquisto. Diversamente, il 50% sulla rivendita futura del terzino, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Lecco in B con 18 presenze e un gol. Di fatto, dunque, siamo ai dettagli per Lemens, classe 2002, terzino di struttura, e sarebbe pronto per lui un contratto triennale. Domani è atteso nella giornata a Palena il direttore sportivo Gianmarco Cangiano. Si concretizza così il ritorno del 2001 scuola Roma, di proprietà del Bologna. Il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, valuta anche il difensore centrale Filippo Tripi, ex capitano della Primavera della Roma, in formula con prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in B. E da Lecce potrebbe arrivare anche il 21enne finlandese Henri Salomaa, esterno d'attacco mancino, forte fisicamente, non velocissimo, ma con un buon piede. L'ultima stagione è stato in prestito al Lecco, anche lui per 6 mesi con 3 presenze. Per innestare ulteriori calciatori nell'organico del Pescara bisognerà effettuare altrettante uscite. Sono sul piede di partenza Piga, Squizzato, Tugnov, Merola, Colai, Vergani e Plizzari. Il portiere è stato da tempo proposto al Venezia, che però ha messo nel mirino Stankovic, ex Sampdoria, di proprietà dell'Inter. Intanto domani Pescara è atteso dal primo test, un amichevole a Palena contro la Folgore Delfino Curi, inizio alle ore 18 con diretta di Rete 8.